Loro non mancano mai alla chiamata della Parata del Sogno. Due campioni del calibro di Franco Cunico e Paolo Andreucci anche quest'anno saranno in prima fila con il consueto entusiasmo e la voglia di donare un sorriso a tanti ragazzi e bambini diversamente abili. È ormai tutto pronto a Camporgiano e Puglianella, graziosi paesini nel cuore della Garfagnana, per accogliere sabato 26 e domenica 27 agosto la Parata del Sogno, sintesi di motorsport e solidarietà per due giornate che restano scolpite nel cuore di tutti. Ci saranno anche Tommaso Ciuffi, talento emergente della nuova generazione del rally, e Manrico Falleri, piedone versiliese, anche lui affissionato della manifestazione, insieme ad un folto gruppo di piloti e navigatori locali. Come ormai tradizione, tante macchine da rally, alcuni esemplari di grande pregio, la Ford Escort Cosworth Palettone, nei colori Marlboro, di Maurizio Stasia, la Fiat 131 Abarth, la Lancia Stratos e tante altre. Il rally del Ciocco sarà presente con uno spazio dedicato al museo della storica gara. Il pubblico potrà partecipare alle due giornate contribuendo tramite varie iniziative presenti nel villaggio alla raccolta fondi in favore delle associazioni presenti. Protagonisti della due giorni, i ragazzi e i bambini dell'associazione Il Sogno e non solo, inseriti in un progetto psicoterapeutico che avranno la possibilità di salire come passeggeri sul sedile di destra di una macchina da corsa, affrontando un percorso da percorrere a velocità controllata di 1,8 km, completamente su asfalto. Tutto questo nella giornata di domenica, mentre al sabato pomeriggio a Camporgiano ci sarà l'apertura e la presentazione della Parata del Sogno, seguite dalla cena dei campioni e dalla mostra delle auto da corsa presenti. Organization Sport Events organizza l'evento in stretta sinergia con l'associazione Taxi Rally, con la Grotta e la Proloco di Camporgiano e soprattutto con il comune di Camporgiano, guidato dall'attivissimo sindaco Francesco Pifferi.